Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gamer e benvenuti in questo nuovo video qui su Batman Arkham Knight. Mi raccomando, per continuare la serie superiamo i 2000 mi piace. Negli ultimi episodi mi avete supportato davvero alla grande, per cui vi ringrazio per tutti i mi piace e per tutti i commenti. Ora ragazzuoli, dobbiamo salvare altre 3 persone qui in questa struttura. Per fare ciò credo che debba portare la mia Batmobile dall'altro lato, quindi farla salire su quella rampa. Però la rampa non sembra voler scendere, quindi entriamo in modalità detective e posso notare gente. Per cui ragazzi ci lanciamo subito allo scontro. Sono tutti completamente impauriti. Questo è il KO terrore se non sbaglio. Quindi sto continuando a picchiarli. Bene. E poi quanti ne restano raga? Spostati, spostati. Giusto in tempo, stava per buttarmi giù. Tra l'altro cercherò anche di parlare un po' di meno, perché mi rendo conto magari che potrebbe essere un po' noioso sentirmi parlare di continuo. E questi? Wow. Questi mi picchieranno, lo so già. Guarda come saltano. Allora, facciamo attenzione. Dobbiamo stare molto attenti perché questi sembrano essere addestrati, eh? Ma come? Ho premuto il tasto. Quindi... aspetta. No raga, il tasto per pararmi allora l'ho dimenticato, perché non è possibile. A meno che con questo genere di nemici non sia possibile pararsi. È probabile questa cosa. Comunque, al momento vediamo un po' cos'è che possiamo fare. Potrei attivare questa roba. Quindi come previsto. Voglio la carica innescata e pronta allo sgancio. Il loro esercito non deve avvicinarsi alla città. Wow. Quindi devo muovere io in pratica questa cosa. Direi che potrei lasciarla così. Vediamo. Se io la spostassi, cioè se io la lasciassi così e poi mi lanciassi con la Batmobile, potrei forse avere il turbo giusto appunto per arrivare dall'altro lato. Mi sembra un'ottima idea. Credo che molti di voi saranno d'accordo con me. Vediamo quindi. Dobbiamo usare il posto bruciatore, per cui attenzione. Vai così. Ok, ci devo riprovare. Questa volta andrà molto meglio. Vai col posto bruciatore. Benissimo. Direi che è andata molto molto bene. Ora dobbiamo raggiungere quel luogo laggiù. Solo che ho paura, e infatti come previsto, che ci siano un bordello di nemici. Quindi ragazzi stiamo attenti. Quello è uno dei carri armati più potenti, per cui continuiamo a colpirlo. Così verrà distrutto. Bene così. Nel frattempo che continuiamo ad attaccare, recuperiamo anche un po' quella che è la carica per poter poi fare l'attacco più distruttivo. Ok, colpito. Un altro colpo. E poi a lui lanciamo subito i razzi. Porca miseria. Eliminato. E ora resta l'ultimo. Ma ha preso. Ti devasto, eh. Ultimo colpo, ragazzi. Bene. Anche a rallenti addirittura. Signore, i nostri blindati li fanno il solletico. Quel suo veicolo ha un potenziale offensivo inaspettato. Si è dato da fare. Quindi possiamo lanciare il vericello. Ora credo che abbiamo fatto qualcosa qua. Sono molto curioso di capire che legame ha questa roba con quella su. Aspettate un po', vediamo. Se io provassi a lanciarmi. Ok. C'è gente qui dentro. Oh ragazzi, mi hanno visto purtroppo. Sono tutti qua. Non so se ora riescono ancora a vedermi. Io dovrei fare molta più attenzione. Allora, abbattiamolo. Ok, ora attacchiamo ragazzi. Dobbiamo picchiarli tutti al massimo. Mamma mia raga, stanno per colpirmi. Colpito. Devo fare anche le finishing, cioè le mosse che mi permettono di metterli completamente a terra. Ecco qui. Ragazzi, li stiamo distruggendo. Mamma mia, quanto è figo il sistema di combattimento. Mi gasa troppo. Ancora uno in vita? Ancora per poco. Bam! Bene così. Ora, quindi, dobbiamo fare qualcosa in questa zona. Tra l'altro abbiamo anche degli upgrade da fare. Mi sembra molto figa come cosa. Magari potremmo dare un occhio proprio adesso. Allora, nella lotta potremo potenziare da subito questa cosa. Ovvero scatena nuovi e temi... no, aspetta, questo è quello in generale. E poi destrezza aerea. Usa questo attacco dopo un super stordimento. E poi c'è anche questa qui, ovvero di sferrare colpi critici, suppongo. Noi ci andiamo a potenziare questa abilità. Cercherò di andare molto velocemente in queste fasi. Non mi va di perdermi troppo in chiacchiere. Ora, utilizziamo il gel...
Dovrebbe essere in questa zona. Questo è il lanciacavo. Anche questo. E questo è il gel esplosivo. Quindi proprio quello che mi serve. L2 e poi R2. Fa come al solito il simbolo di Batman. E ora ci allontaniamo per farlo esplodere. Vai. Benissimo così. Ora il nostro obiettivo dovrebbe essere qui dietro. È morto? Sono già due operai morti. Avrei dovuto fermare tutto questo. Purtroppo siamo intervenuti troppo tardi. Peccato, davvero un grandissimo peccato. Però ormai siamo qui in questa zona e dobbiamo procedere, non possiamo fermarci. Vediamo un attimo, credo di essere arrivati in una nuova zona. Batman, senti, ho parlato con Robin e credo che dovresti accettare il suo aiuto. Hai di fronte un intero esercito. Ha ragione, siamo una squadra. A Gotham serviamo entrambi. Me la cavo da solo, Robin. Ti ho detto cosa devi fare. Fallo e basta. Non adesso. No, adesso. Sai cosa c'è in gioco. Devi rimanere concentrato o le cose peggioreranno. E anche molto. Non dovresti essere così duro con Tim. Vuole solo aiutare. Non farti condizionare dai tuoi sentimenti per lui. Credi che io lo voglia là fuori in pericolo? Preferirei saperlo al sicuro. Ma potrebbe aiutarti. Se Robin non salva quelle persone, le conseguenze non saranno meno pericolose della bomba di Crane. Quindi in pratica, ragazzi, ho raggiunto questa nuova zona che tra l'altro era proprio vicinissima a questo corpo. Prima non ci avevo nemmeno fatto caso. Quindi ora spruzziamo il gel. In questo modo riusciremo ad entrare. Spostiamoci un attimino, ho paura che esploda anche Batman. E andiamo a distruggere tutto, molto bene. Possiamo scendere. E questa roba? Vediamo. Mi sa che potrebbe essere nociva. Quindi l'idea mia è quella di utilizzare un Batarang. Tra l'altro queste sono delle sfide, ho premuto un tasto sbagliato, non so perché mi è comparsa improvvisamente la cosa. Quindi questo è il Batarang e questo è il Batarang telecomandato. Quindi direi di usare questo. Io ragazzi ci provo. Vediamo un attimino. Mamma mia, che visuale assurda. Perché continua a rimbalzare? Sto impazzendo ragazzi. Probabilmente devo distruggere qualcosa. Sì, infatti. Benissimo, quindi ci andiamo ad utilizzare nuovamente il gel, che dovrebbe essere tra l'altro questo qui, infatti. E quindi lo mettiamo e ci allontaniamo un po'. L3. Esploso, bene. E ora proviamo con il battartiglio. Forse così aggiusteremo la situazione. Ma posso usare il verricello sulla Batmobile. Ancora la Batmobile, ragazzi. Quindi forse devo trovare un modo per uscire. Vediamo. Utilizziamo questa cosa. Lo distrugge, è sempre arrabbiatissimo lui. E quindi in questo modo, ecco, possiamo controllare la Batmobile. Andiamo verso il basso e poi ecco qui. Ecco, forse questa era la soluzione migliore. Ora quindi andiamo in modalità combattimento e proviamo a tirare con il verricello. Ora dovrei farcela, ragazzi. Ecco qui. Distrutto, quindi ora possiamo ritornare con Batman. Ritorniamo nel luogo di prima. Vi posso assicurare che non è facile comprendere tutto al momento giusto. Quindi ora finalmente possiamo scendere, bro. Perché non vuoi scendere? Ed eccoci qui. Quindi ci abbassiamo un attimino, non aver paura di farlo. E quindi questo è l'ultimo. Siamo a 3 vittime. Questi animali la pagheranno. Li fermeremo. Come sempre, dico bene. Purtroppo qui la situazione è difficile. Qualcun altro è morto. Usiamo questo. Magari forse sbloccherà qualche altra cosa sempre per la Batmobile. Vediamo, eh. Oh, attenzione. Oh, cavolacci. E quindi cos'è che mi permette di fare? Founder Silent è in mano nostra. Torre di guardia e posti di blocco sono completamente operativi. Ora voglio un'unità di attacco su Miyagari. È un drone di pattuglia in ogni dannato vicolo. A quanto pare si è molto, molto arrabbiato il caro cavaliere. Io devo provare infatti a distruggere il muro e poi tiriamo con il vericello. Per fortuna questa volta mi è stato un po' più semplice comprendere. Ecco qua, tira bro, vai, più forte. Dai che ce la facciamo, su. Almeno in questo modo sale l'ascensore. L'ascensore non va più in alto di così. Ok,
L'ascensore non va più in alto di così. L'ho capito, Batman, ti ringrazio per il tuo supporto da questo punto di vista. Ora, quindi, proviamo un attimino a vedere se posso entrare. Mica devo andare su, ok? Devo andare ovviamente giù. Quindi mi abbasso. E poi credo che la soluzione migliore qui in pratica sia controllare la Batmobile in remoto. Potrei però farla scendere piano piano, almeno così Batman non si spezzerà l'osso del collo. Vorrei in sincerità evitare questa cosa. Quindi direi che possiamo uscire. Dai tu, in piedi. Di qua, muoviti. No, ti prego. Ho detto muoviti. Alzati. Levami le mani di dosso. Altrimenti? Vuoi che ti insegni un po' di educazione? Ti prego, no. È colpa tua, te la sei cercata. Ora comportati da poco. Ragazzi, qui la situazione è difficile, eh? Il cavaliere spucca dal nulla e crea subito un esercito così grande. Deve essere più ricco di Bruce Wayne. Allora perché non ne ho mai sentito parlare? Allora, vi ho fatto ascoltare un attimino quello che dicevano, perché mi sembra anche giusto. Ora proviamo ad utilizzare un attimino il battartiglio, solo che devo ricordare i tasti, porca miseriaccia, ragazzi. Il fatto è che nel gioco ci sono davvero troppi comandi. Forse non serve il bat... sì, dai, serve. Potevo forse anche spostarla normalmente senza utilizzare l'artiglio. Quindi vediamo, Io sto continuando a muovermi. Devo comprendere cos'è che posso fare da questa posizione. Aspetta, posso aprirlo questo? Sì, ragazzi, che dite, mi lancio? Andiamo col multicapo terrore. Quindi li distruggiamo tutti. Almeno ci provo, ragazzi miei, Vai così. Devastato. E poi questi qui vanno picchiati, purtroppo, alla vecchia maniera. Per fortuna sto riuscendo anche un attimino a distruggerli bene. No, perché quella cosa non mi è andata a segno? Stavo per fare uno di quei KO fighi e poi non c'è stato nulla da fare. Parati, perché non si para? Io, ragazzi, vi posso assicurare che premo il tasto, credo, al momento giusto. O forse no, altrimenti la situazione mi andrebbe molto meglio. Picchiato? Dai che restano gli ultimi. Quello è ancora in vita? Bam! Colpito, ragazzi. Abbiamo vinto. E ora parliamo con lui. Tutto ok, sei in salvo. Sei in ritardo. Siamo tutti spacciati. Sai della bomba che sta costruendo? Dove si trova? Hanno detto che si trova al miscelatore centrale. Sai cosa significa? Si prepara a rilasciare la tossina. Ho visto cosa fa quella roba alle persone. Se il gas finisce là fuori, sarà il caos. Non permetterò che accada. Ti tirerò fuori, vai all'ascensore. Purtroppo la situazione si complica. Jim, il secondo laboratorio è a posto. Vengo da te. E lo spaventapasseri? È al miscelatore centrale. Appena i tecnici saranno in salvo, vado a prenderlo. Lì è l'inferno che penso. Peggio, Jim. Ma lo fermerò, hai la mia parola. Ci dobbiamo provare, ragazzi. Perché purtroppo, come avete visto, la situazione è più che tragica. Quindi, vediamo un po' se riusciamo a liberare in qualche modo questo tizio. Perché credo dobbiamo farlo uscire, no? Vi pare? Ora, quindi, ritorniamo sull'ascensore. Oh, Dio, siamo bloccati qui! Questo ascensore è l'unica via d'uscita ed è andato! In verità, no. Potrei intervenire io, sempre con la mia Batmobile. Ecco qua. Li tiriamo su entrambi. Come hai fatto? Non importa, sono soltanto felice di potermene andare. E ci credo, ragazzi. È stato tenuto in ostaggio, ricordiamocelo. Ecco qui. Direi che va bene, per ora lasciamo il controllo. E poi direi che possiamo salire, bro, vieni con me, che dici? Alfred. Visto, sir. Le prime scansioni indicano che il velivolo non ha pilota ed è telecomandato. Blocco armi disattivato. Andiamo avanti, a dove? Vediamo se riesce a tenermi testa. Ragazzi, la situazione è difficile. Parecchio, tanto. Devo stare attento, devo usare i post bruciatori lì, come cavolo si chiamano, per spostarmi in fretta, vai. I
posso assicurare che la tensione è altissima. Io qui sono proprio in grande, grandissima difficoltà. La mia Batmobile è stata messa a durissima prova. Allora, distrutto questo, bene. Devo distruggere i piccolini, raga, così almeno non mi disturbano. Colpito, forse resta l'ultimo, Vediamo. Ok. E ora ci tocca colpire. Oh mamma mia, ragazzi. No, mi stanno per distruggere. Ragazzi, mi stanno colpendo, non lo so perché. Devo utilizzare il Vulcan. Ah, ok, ci sono. Ragazzi, ok, ho capito. Perdonatemi se non l'ho fatto prima, Però ora cerchiamo di gestirci meglio la situazione. Mi sto spostando al massimo. Vediamo. Colpisci? Bene. Devo spostarmi subito, ragazzi. È difficile. Oh, se è difficile. Colpo, mi piacerebbe essere lì dentro. Ma tutti tra terroristi. Io sto un po' riflettendo su come riuscire a colpirlo meglio, ma ce l'abbiamo fatta. Ok. Abbiamo ottenuto un po' di punti esperienza. Bene così, ragazzi. E ora che fare? Stanotte lo pagherai per ogni cosa. Oracle, Crane sta preparando la bomba nel miscelatore centrale. Mi serve un modo per entrare. Su. Ci sto lavorando, ma mi servirà ancora qualche minuto. Provalo, Barbara. La calma è la virtù dei forti, non lo sapevi? Un pallino. Quindi ora devo comprendere in pratica come portare la mia Batmobile nella zona successiva. Io qui sembro un semi bloccato quasi. Forse questa piattaforma può aiutarmi in qualche modo. Si muoverà prima o poi? Vediamo. Oh, lì c'era il tasto. Quindi ragazzi, a questo punto possiamo procedere. Per ora io comunque vi saluto. Mi raccomando, supportate la serie al massimo. Superiamo i 2000 mi piace. E a breve arriverà il prossimo episodio. Già domani alle 11.30 domattina. Quindi iscrivetevi al canale e passate sulla mia pagina Facebook, profilo Instagram e secondo canale. Trovate tutti i link in descrizione. Alla prossima, ciao!